La pandemia è stata una cosa chiaramente improvvisa e a cui nessuno poteva dare subito una risposta, e ancora adesso siamo a dare delle risposte un po' navigando a vista, ma non è una cosa negativa, è una situazione in evoluzione. E il mondo del volontariato, io parlo di Croce Rossa, ha reagito in maniera congrua e soprattutto ha reagito anche tenendo conto delle proprie esperienze personali, perché un volontario ha la propria famiglia a casa, quindi ha le proprie paure e deve comunque attenersi alle regole, alle prescrizioni e fare servizio, soprattutto certi servizi sanitari, ma anche quelli sociali, mantenendo quindi tutta la sicurezza che ci è stata richiesta e che ci è richiesta, non è stato semplice. E abbiamo lavorato bene sul territorio perché abbiamo fatto rete con le altre associazioni, con le istituzioni e soprattutto con una gran preparazione, perché ci siamo dovuti reinventare una modalità che non è facile, perché il lavoro del volontario di Croce Rossa è un lavoro anche sulla relazione, e la relazione con le mascherine non è granché. Però ci siamo dovuti adattare anche alla formazione, che è una formazione online, tutti noi abbiamo fatto un sacco di call conference, e quindi diciamo che facciamo parte del territorio, ma il territorio ha risposto anche bene, come dicevo anche prima, la popolazione ha dato una mano, noi abbiamo dato una mano alla popolazione e siamo stati ricambiati con forme di solidarietà molto forti.